Allora, siccome mi avete chiesto come ho preso i miei primi etere, i miei primi token, eccetera, volevo sapere come avete fatto voi, perché io sono veramente principiante, ovvero ho iniziato l'anno scorso a vedere qualche cosa, quindi ne ho di strada. Giovanni, dimmi. Come ho fatto io? Allora, la mia prima moneta che ho comprato intanto è stato Bitcoin e non Ether. E l'ho comprato, diciamo che ho provato, il mio primo acquisto è stato ai cosiddetti bancomat di Bitcoin. Un ATM dove tu inserisci le banconote, gli dai davanti alla telecamera, gli dai il QR code dell'indirizzo del tuo wallet e lui ti spedisce Bitcoin. Questo è stato il mio primo tentativo. I primi. Quindi per andare a un ATM tu devi andare con un wallet su cellulare, perché devi Sì, inquadrare. esatto. E avevo installato Mycelium. Scritto MY Mycelium con la Y, che è uno dei wallet che diciamo un paio d'anni fa erano più affidabili. Penso che lo sia ancora, ma adesso magari uso anche altri wallet. E praticamente cosa ho fatto? Avevo già la mia chiavetta, l'hardware wallet, la chiavetta fisica, quella che è il metodo più sicuro diciamo per fare lo storage, per depositare i bitcoin. Quindi avevo la chiavetta fisica, l'ho inserita nel computer, ho visualizzato l'indirizzo come sotto forma di QR code, ho scansionato quel QR code con il telefonino, quindi ho trasferito quel QR code su Mycelium, su Mycelium, e con quello, col telefonino, sono andato all'ATM. Controllando sempre una cosa, perché a volte ci sono anche questi inganni, bisogna avere questa piccola accortezza. Si controllano le prime tre cifre oppure le ultime tre cifre dell'indirizzo, quello scritto in lettere e numeri, e quelle devono coincidere sia quando le leggi dal tuo hardware wallet che quando vengono trasferite su telefonino. Che quando poi ti dice l'ATM è veramente questo l'indirizzo a cui vuoi che ti spedisco i Bitcoin? E quindi controlli quelle cifre lì, più o meno te le tieni a mente, quelle cifre, lettere che siano, Lo leggi. fai la spedizione, oppure te le segni su un foglietto, fai come vuoi, insomma, in maniera da essere sicuro che l'indirizzo sia veramente il tuo, perché è successo in qualche posto un po' di tempo fa, non so se era inizio anno, che avevano messo un adesivo davanti alla telecamera dell'ATM e praticamente l'indirizzo a cui spediva il QR code che lui leggeva era sempre lo stesso. Era Quindi tu gli dai sovrascriveva il gli tuo, indirizzi. però se non stavi attento a dargli conferma che era veramente il tuo, lui si prendeva quell'altro che era sovraimpresso, cioè era un adesivo messo davanti Trasparente. e Pazzo. quindi mandava i Bitcoin agli altri. E quindi vabbè, questo è stato il mio primo acquisto. Poi dopo non molto ho preso una carta di credito, cioè un'app con carta di credito che ti consente di fargli pagare con carta di credito oppure con bonifico e poi convertirli. Ok. Allora, abbiamo problemi tecnici come sempre. Dunque, dice che su Facebook si sente, ma l'immagine è ferma. E Luca dice che non può fare nulla dal punto di vista di YouTube, perché non lo so, perché hai detto. Io non lo vedo YouTube. Ok, il costo dell'immagine l'abbiamo risolto. Era una. Immagine ferma. Tu YouTube come si fa a vedere? Scusa, io sono sulla pagina di Trips Community e non la vedo. E YouTube su. Però.
YouTube e... Sono tornato, no? Io non ho il discorso amministratore di YouTube, deve farlo Luca. Che dice che non può fare nulla. Ah, se sembra su Facebook che... Stream setting. Aspettami. No, Facebook sta andando, quindi possiamo continuare. Facebook è a posto. Ah, dai, possiamo continuare, YouTube non fa niente. Certo. Vabbè, comunque, magari Giorgio ci guardi te. Luca sta commentando su Discord. No, però io adesso rifaccio la domanda. Ricompleto la domanda. Allora, vai. Gio ha detto che lui è andato, ha utilizzato l'indirizzo dell'hardware wallet sul wallet da cellulare. E io questa cosa non ho capito. Io l'hardware wallet l'ho usato sempre come receive send, ma insomma staccato dal wallet su cellulare, questo perché ho poca esperienza di wallet su cellulare. Beh, non c'è nessun problema. Quando fai il receive, lui ti dà la chiave pubblica, no? Cioè, ti dà l'indirizzo in pratica. Tu quell'indirizzo col cellulare ti dà un QR code. Tu col cellulare, con queste applicazioni tipo Mycelium, Samurai o quello che sia, lo scansioni, lo metti in memoria come il tuo address book o sotto qualunque forma che vuoi. Ah no, perché no, aspetta, anche Ledger non lo vedo il QR code per questo. Vabbè, comunque. Ledger non te lo dà il QR code? No, Ledger mi dà l'indirizzo diviso in tre pagine in modo che io possa verificare non solo la prima e l'ultima stringa, ma possa verificare tutte le 58 lettere, insomma, caratteri dell'indirizzo pubblico. Va bene, intanto che Giorgio mi aggiorni la pagina YouTube e senti Luca, ti scollega il telefono. E invece Francesco, tu come hai fatto? Ah, come ho fatto? Sai, io sono una persona curiosa, quindi risale al lontano 2015. Mamma mia, era ancora bimbo. Sì, era ancora bimbo, sì. Mamma mia, 2015. E ancora sì, ho stampato le mail che scrivevo ai miei colleghi dicendo: guardate, ho visto che c'è questa sorta di valuta digitale che va fuori, questo Bitcoin, che era qualche settimana che lo tenevo sott'occhio, e il primo acquisto adesso non ricordo bene, ma fu intorno ai 27-28 dollari, qualcosa del genere. E quanto stava all'epoca? 27-28 dollari. Ah, del genere. Bitcoin? Sì. No. Venduto tipo a 80 dollari. Ovviamente. Con l'idea, vabbè, tanto riscenderà. Non è più sceso. È ovvio. Non è più sceso e... No, comunque è stato un processo molto lungo. Allora, per capire come comprarlo, dove comprarlo... insomma, ci impiega una settimana per capire il tutto. E poi insomma sono iniziati a uscire Exchange, Bitfinex nel 2015-16, anche lì, quindi poi diciamo ho iniziato a comprare su questi exchange qua. Sì. Ma come lo comprasti? Lo compravo, si è scaricato il wallet di Bitcoin della fondazione. Allora c'era certo un wallet che installavi nel tuo computer che riaggiornava tutta la blockchain, quindi ci mettiamo un quarto d'ora a riaggiornarsi, praticamente scaricava tutto il nodo praticamente. Poi per una settimana ci ho messo per capire come comprarlo, dove comprarlo, cosa fare, non fu facile. E comunque i miei colleghi non mi seguirono. È ovvio, tanto. Allora, cioè, ma tu sei sempre a cercare cose strane, sarà sicuramente una truffa, cosa del genere. Ma toglimi una curiosità, perché lo comprasti? Ma perché un po'...
delle persone che seguivano iniziavano a parlarne. Ok, quindi ero più affascinato dal concetto di valuta digitale e poi piano piano cercavo di capire che c'era dietro. Quindi ho scaricato il white paper, cioè il documento che c'è dietro, quindi sono un po' informato. Però il primo approccio è stato perché ero curioso di questa valuta digitale, no? Quindi c'era un po' tutto il boom della digitizzazione, quindi questo aspetto della valuta digitale mi incuriosiva. E ce n'erano già state altre anche prima, cioè c'era i gold o altri di valute digitali. Avevi parlato quelle? Com'è? No, era la prima volta che mi avvicinavo un po' a una sorta di valuta digitale. E quindi da lì poi ho iniziato a capire la blockchain, le decentralizzazioni, questi concetti un po' che stanno dietro, e mi si è aperto un mondo. Però è stato più una curiosità di una valuta. Quindi scambiarsi denaro in modo istantaneo, soltanto no, nazione in nazione, e lì poco dopo capì il fatto che era tutto decentralizzato, perché allora c'era anche PayPal, no? Dice, vabbè, perché non sì, hai utilizzato? Infatti. Però allora, affascinato... Vai, scusami. Però era affascinato, capito, una valuta, c'era un prezzo, quindi un po' io dalla parte finanziaria ho sempre stato un po' affascinato, quindi quello che mi ha portato a conoscere questo mondo. Per inciso, credo di aver comprato la mia prima porzione di Bitcoin, che era novembre 2018, se non sbaglio. E stava a $3,000. No, io poi rientrai, mi sembra a 400, cose del genere. La volta dopo che ho preso un altro pezzettino, era già passato a 9,000, roba del genere. Cioè proprio... Sì. Beh, e una delle grandi notizie della settimana qual è? È che Bitcoin, diciamo, è in prossimità di $13,000. Quindi... Già. Quindi chi lo compra adesso? Stiamo fermi, aspettiamo. E adesso come? Bisogna aspettare. Ah, lo compri adesso a 13,000? No. Io piccole, non... piccole quote sì. L'ho comprato lo stesso. Sono molto fiducioso. No, beh, anche corretto. Nel momento in cui lavori a piccole quote, cioè sì. non hai delle perdite o delle cose esagerate, insomma. Rimane sempre in delta. E io l'ho provato, prego. E tu, Renata? La prima volta ho comprato i Leaf, perché mi ero appassionata del progetto. Okay, certo. Esatto, quel progetto. E però lo guardavo oggi, è la 4.900esima moneta per market cap, per diciamo valore complessivo. Cioè, è bassissimo, sì, infatti. Credo che sia un progetto andato così, però mi era piaciuto moltissimo la presentazione, mi piaceva l'engagement che facevano, insomma io guardavo la parte marketing oggettivamente, però da lì ho iniziato a informarmi. E poi no, io Bitcoin li ho comprati tardi, cioè sarà stato veramente l'anno scorso, non lo so, ma era già 4.000, 5.000, anzi sceso a 4.000, c'è stato un piccolo, una piccola gomma sotto e allora ero riuscita. Tutti dentro, ma era tutto bloccato. Però ho scoperto che ho preso un wallet Mr. Pelerin, ed è un wallet exchange, è un progetto svizzero, dove io ho prenotato l'acquisto qualche giorno fa. Questi emettono markup di 1,5 sopra, quindi non è poco, ma non è neanche tantissimo. Cioè, insomma, è tantino il markup di 1,5, diciamo. D'accordo? Io non lo so. Benissimo, per carità. Tanto te lo riprendo. Però questa volta mi è andata bene, perché da che io l'ho ordinato a che è arrivato il bonifico e quindi ho fatto l'acquisto, cioè io l'ho prenotato e poi dovevo fare il bonifico.
così è andata. E quindi da che l'ho prenotato a che è stato acquistato, io ho mantenuto la quota che mi avevano detto ed era, si era alzato il prezzo. Devo studiarla bene questa cosa perché mi interessa, almeno mi rimangio il markup per l'appunto, cioè il costo. Insomma, devo vedere. Infatti. Ma come hai fatto a prendere i LIF? Cioè hai aperto un... Sai che non mi ricordo. Un portafogli Ethereum, un wallet Ethereum e te l'hanno versati lì? E poi come facevi? Li ho presi... Come facevi forse davvero? Li ho presi perché ho partecipato alla ICO, c'era una ICO, c'era questa. Può Quindi essere. Come early adopter facevi, cioè per me è facile tipo bonifico. Non mi ricordo. Veramente non mi ricordo, rimosso completamente. Bene. Dice Luca, spiegatevi di che cosa state parlando perché non è comprensibile. Corretto. Allora, io ero partita a chiedere come qualcuno, come noi abbiamo preso i nostri primi coins, token, eccetera. Quindi... Da lì, dall'esperienza di gioco di macchina ATM, si è parlato dei wallet, si è parlato poi... Giusto. Quale... Ecco, esatto. L'ATM è come un bancomat al contrario, visto che ci chiedono qualche spiegazione. L'ATM è un bancomat al contrario, dove invece che prelevare euro, prelevi bitcoin. Cioè tu vai lì all'aspetto... praticamente identico a un ATM, a un bancomat, solo che inserisci le banconote, gli dai il codice, tipo come dire il tuo IBAN di Bitcoin, e lui ti spedisce i Bitcoin a quell'IBAN, a quel wallet, a quel codice che gli dai, quell'indirizzo. Questo è l'ATM. E poi, Francesco, che differenza c'è tra un coin, una moneta e un token? Abbiamo citato un po' uno, un po' l'altro. Allora, che differenza c'è tra un token e un coin? Io credo che sia perché il coin ha la propria blockchain. Quindi Ethereum è un coin perché lavora sulla propria blockchain. Quindi è tutto costruito su quello, idem Bitcoin. Viceversa, il token TRIPS si appoggia, è un token, secondo lo standard RC20, è lo standard, e si appoggia all'Ethereum, alla catena, al distributed ledger, insomma, ai contratti girano su Ethereum. Quindi quando tu costruisci un token, costruisci un contratto su un token su Ethereum, facciamo, quindi costruisci un token, costruisci un contratto che dice l'ammontare di questi token, facciamo quantità iniziale statica, costruisci questo contratto che dice l'ammontare del token, chi è l'owner, e gli metti due o tre funzioni tipo vedi il totale o trasferisci la quantità richiesta. Credo che sia questo la definizione di token. Senza pretesa di essere scientifico, penso che un token sia come un gettone della vecchia SIP, un gettone telefonico che serve per avere un servizio su una rete, mentre una coin è una moneta. Bene, quindi TRIPS è un... TRIPS è un token. Token. È come un gettone che ti serve per fare la telefonata nelle cabine telefoniche SIP. Sì. Vogliamo ricordare oggi quanto vale un TRIPS? Non sono aggiornatissimo, 11 centesimi di dollaro? Penso 13 centesimi di dollaro. 13 centesimi di dollaro. Sì. C'è un po' di oscillazione. E per comprare e vendere TRIPS si trovano in uniswap.exchange. Questo è l'indirizzo dove si possono trovare, si mette l'indirizzo dell'exchange, cioè il cambiavalute,
si mette da una parte la moneta che tu vuoi vendere sopra con la relativa quantità e sotto ti compare il corrispondente, selezioni la moneta che vuoi comprare, TRIPS, e ti viene il corrispondente quantitativo. C'è ancora la promozione in atto? Sì. Sì, fino alla fine doveva essere, fino alla fine del mese di dicembre. Ah, tra l'altro, sì, certo che c'è. Bravo, Francesco. Stasera, durante la diretta, a chi ne fa richiesta, attraverso il modulo che qualcuno prontamente ci comunicherà nelle comunicazioni subito Facebook, sì. Prontamente, e chi ne fa richiesta attraverso il modulo riceverà dei TRIPS gratuiti. Quindi compili il modulo dove lasci l'email e il tuo indirizzo Ethereum e ti verranno 50 TRIPS. Studenti, vale anche per me. Quindi siamo quasi a... Che noi possiamo richiederli. Noi possiamo richiederli. No, così ci paghiamo, visto che in TRIPS si lavora, si collabora e si ottengono TRIPS in cambio della collaborazione, questi sono... Esatto. La stessa cosa, infatti, come dice Renata, per la collaborazione noi abbiamo una community molto attiva, soprattutto su Discord, su vari canali, anche Telegram, ma la community è più attiva su Discord. E per chi collabora, per chi ha voglia di mettersi in gioco, ci sono, diciamo, si viene remunerati in TRIPS, che poi si possono scambiare su questa piattaforma che si chiama uniswap.exchange. Ma con i TRIPS che ci posso fare? Cioè, io prendo questi TRIPS e che ci faccio? Bravo. Che ci faccio? Per ora li posso scambiare, per ora. L'idea è che in futuro servano per accedere a dei servizi. Quindi l'idea è, come nel cartellone che hai alle tue spalle, è quello di creare una piattaforma decentralizzata che ti dà la possibilità di prenotare l'alloggio, quindi di andare a alloggiare in appartamenti principalmente, senza dover passare attraverso quelli che sono attualmente i monopoli classici, che possono essere Airbnb piuttosto che Booking, che si prendono delle fee di transazione molto alte. Siamo sull'ordine del 17% più il costo di transazione con carta di credito del 2-3%, che poi alla fine paga il cliente, cioè gli anticipa l'host, chi ti ospita, ma è ovvio che è un prezzo che poi deve tornargli e quindi viene rincarato. Questa cosa si può bypassare facendo la prenotazione diretta attraverso, utilizzando diciamo, una criptomoneta e attraverso uno smart contract invece che la carta di credito, cioè la garanzia che il pernottamento vada a buon fine, che non sia una truffa, è il motivo per cui, per esempio, molti non preferiscono non fare la prenotazione diretta, e te la dà lo smart contract. Cos'è lo smart contract? Il fatto che io vengo da te, il denaro non lo do direttamente a te, ma lo blocco in un programmino che lo tiene in stand-by per 24 ore, fino a che non sono entrato. Oppure fino a che io non lo sblocco perché ci siamo messi d'accordo sul prezzo, perché c'era qualche cosa che non andava. A quel punto i soldi vengono sbloccati e vanno a te. Se invece c'è qualcosa che non va perché l'alloggio non andava bene, era una truffa, una doppia prenotazione, eccetera, eccetera, i soldi non possono tornare a me, ovviamente, perché sennò avrei un incentivo io a fregarti, ma rimangono bloccati fino a che non ci mettiamo d'accordo. La presenza di uno smart contract, quindi di un programmino molto semplice, consente di evitare il passaggio da una piattaforma centralizzata di prenotazione come Airbnb e Booking con i relativi costi, mantenendo però le garanzie di qualità di servizio. Poi c'è tutto un altro insieme di cose che sono migliorative nel cosiddetto Web 3 rispetto al Web 2, cioè
nella decentralizzazione l'uso di queste monete. Però fermatemi perché sennò vado fuori pista. Poi direi hai fatto una bella introduzione a questo diciamo, concetto del Tritz e della piattaforma. No, vi volevo dire, ma che è successo questa settimana in Tritz? Questa settimana tu ci racconterai le votazioni, perché noi finalmente stiamo organizzandoci per essere un'organizzazione distribuita, una community distribuita, anche e in questo caso stiamo iniziando a distribuire la definizione, la decisione di dare i TRIPS a chi collabora. Quindi il portafoglio TRIPS, che è stato fino ad oggi centralizzato, portafoglio di tutti i TRIPS emessi, verrà inserito in un wallet che sarà attivabile solo da un certo numero di firme, quindi se non erro 6 su 9. È corretto? Però adesso raccontaci, Francesco, tu che sei stato molto addentro a questa No, secondo me è stato fatto un passo importante, no? Anche per evitare i rischi che poi questi token vengano persi perché in mano a uno o due persone. L'idea è quella di distribuire non tanto il controllo, quanto la possibilità di muovere questi TRIPS, questi token, per l'operatività di TRIPS stesso, dal wallet che li detiene ai vari wallet. Quindi, sfruttando un po' il cosiddetto, adesso dico parole che possono sembrare complesse, però portafogli multisig, quindi multifirma, ok? La decisione che prenderà la community di dare certi token per l'operatività corrente verrà validata da 9 persone. Quindi queste 9 persone avranno un po' le chiavi che, se girate diciamo contemporaneamente 6 su 9, confermeranno le varie decisioni prese dalla community. Quindi non è più una persona che dice sposto i 50 trips di stasera alle persone che compilano il form, ma ci saranno queste 6 persone che valideranno lo spostamento di questi token. Quindi è stata fatta un'elezione aperta alla community per decidere chi sono le 9 persone che parteciperanno a questo primo esercizio di costruire questo, diciamo, portafoglio decentralizzato. Sono durato una settimana, però è stato anche lì molto interessante, perché si sono aperte dinamiche, diciamo, curiose, sì, diciamo, persone che hanno sbagliato a votare, però sai, quando sei nella blockchain, quando sei in azione, non puoi più tornare indietro, ok? E poi sono venute fuori anche discussioni interessanti sui limiti delle votazioni, no? Quindi, ma si possono votare, si può votare su un unico wallet, si possono spostare i trips su più wallet e quindi... Aspetta Francesco, ti fermo però, perché magari... Allora, per la votazione era una votazione online. Per votare era necessario utilizzare una transazione, quindi si utilizzava una transazione, perché è un'azione sopra la blockchain, che prevedeva... Sì, era off-chain, era solamente, sì, comunque sì. Una transazione di zero valore, di zero costo, sì. Però comunque io dovevo dichiarare una posizione. E quindi per entrare nella blockchain io mi identificavo con un wallet, corretto? Sì. Sì. Esatto, quindi a questo punto, siccome tanti di noi giocano con un wallet e un altro, c'era qualcuno che ha provato a utilizzare più wallet, quindi una singola persona si è presentata a questa votazione con più identità, diciamo così. Con più identità, però tanto la regola è tu puoi votare in base ai trips che hai, ai token che hai, quindi se supponiamo tu hai 100 trips su 2 portafogli, puoi votare con i trips che hai, quindi puoi votare da 2 portafogli 2 persone differenti.
diciamo, questo... Era la scommessa, la corsa ai cavalli. Io vado a un banco con un pacco di banconote e punto su un cavallo dall'altra parte con un altro pacco di banconote. E la cosa interessante, tra l'altro, che non è che una votazione, una persona vale un voto, così come noi facciamo nelle... quelle annoianti votazioni che abbiamo, credo, ogni pochi mesi. Bensì, il nostro voto pesa per quanti trips noi abbiamo scommesso, o comunque... Che hai su quel wallet. Quindi l'importanza del voto è data dalla tua ricchezza, è oligarchia pura. È durata la prima... Perché che comunque sì, come dici, non è una testa un voto, ma è ogni trips un voto. Quindi dipende da più monete hai, però più monete hai vuol dire che più tempo ci sei dietro, oppure prima ci sei entrato, oppure più ci hai lavorato in qualche maniera. Quindi sì, c'è una remunerazione anche per ciascuno di questi aspetti. Fa parte dei meccanismi di costruire questa organizzazione o community distribuita. È interessante, particolarmente interessante, tutte queste dinamiche. Sì, assolutamente, assolutamente. Sì, siamo praticamente ai primordi di una costruzione di democrazia online, perché è tutto software, sono tutte DAP, Digital Decentralized Application, che sono agli inizi e in sviluppo continuo. E c'era questa cosa interessante che, per esempio, i tuoi trips, i tuoi voti trips li potevi distribuire, potevi darne un po' uno, un po' l'altro, e potevi anche votare contro togliendogli punti, per esempio. Sì, sì, sì. C'è stato qualche voto che è andato a togliere altri voti, sì, sì, c'è stato. E che ha spostato il risultato della votazione, certo. Sì, sì, ma sì, non ho capito bene, perché si è fatta questa votazione? Non poteva tenerli tutti Luca i trips? E poi va è un po' un rischio, no, alla fine. Cioè, Luca è una persona anziana, a una certa età. Tra l'altro ce l'abbiamo ospite Luca, ce l'abbiamo ospite prima di decentralizzarlo completamente venerdì prossimo. Sì, venerdì prossimo abbiamo ospite Luca De Giglio e Valerio Plessi con tema, come affronteremo il tema, la Bull Run del 2017, visto che ieri Bitcoin ha fatto un movimento in salita di prezzo molto di una certa importanza, è passato da 11.500 a 13.000, e molti fattori fanno pensare che siamo prossimi a una salita di prezzo. Eravamo curiosi di farci raccontare da chi ha vissuto in prima persona il 2017 e poi la caduta fragorosa dei inizi 2018, questo evento, per farne esperienza, perché noi possiamo avere la nostra, ma ogni... Sì, sì, tanto poi tutto si ripete, quindi... È tutto cicli, sono quelli. Assolutamente, assolutamente. Tranne il prezzo di Bitcoin, che va sempre su. Senti, c'è da dire un'altra cosa. Allora, c'è innanzitutto una domanda di Antonella. Chiede Antonella, un token può diventare una coin? Chi risponde? Secondo me no. No, perché cioè, devi costruirci tutta la blockchain sotto. Cioè, tu puoi avere un token che ha un valore di scambio e credi che sia un coin, ma se quella è la definizione, la dichiarazione di token e di coin, allora no. Io penso di sì, perché ci sono stati vari token che sono stati lanciati come token e poi hanno costruito la loro blockchain per fare tutta una serie di cose. E poi c'è stato ovviamente il bridge, dove dici il ponte di passaggio, che tu dici
io vendo il mio vecchio token su Ethereum per acquistare il nuovo token equivalente uno a uno sulla blockchain nuova fatta. Quindi un token, secondo me, in questo caso può diventare una coin, cioè un gettone può diventare una moneta se però fa la sua blockchain con tutti i suoi servizi, diciamo con tutto il suo funzionamento. Sì. Okay. Chi è che scrive su Facebook, per favore, il link al modulo per richiedere... L'ha scritto Giovanni, l'ha scritto. E poi c'è un'altra cosa, che stasera abbiamo anche questa novità da introdurre questa settimana. Allora, chi chiede i DAI ne riceverà 50, chi li chiede sotto forma di XDAI ne riceverà 75. No, TRIPS e XTRIPS. XTRIPS. Però qua adesso, ragazzi... È sempre più... Siamo nell'ultimo quarto d'ora d'avanzamento. Vediamo, perché qui siamo tutti advanced, siamo nella fase advanced, mi dispiace, è già scattato le 12, le 21:30. Quindi ormai libera tutti, solo advanced. Libera tutti. Ok, bambini a letto. Ma perché allora, quindi abbiamo creato un altro coin adesso? Allora, praticamente... Allora, c'è questa... È una blockchain. È una sidechain. Una sidechain. Praticamente ci puoi accedere sempre con il tuo wallet che gestisce Ethereum, ma invece che essere su mainnet, cioè sulla rete principale di Ethereum, è su una rete secondaria, XDAI si chiama, dove le transazioni vengono pagate con un gas che sono XDAI, un XDAI vale a un DAI, praticamente vale un dollaro, e le transazioni sono velocissime e infinitesimali di costo, praticamente uno spostamento dal mio wallet al tuo wallet costa un millesimo di dollaro. E, sulla sidechain di XDAI esiste anche il suo swap che si chiama Honey Swap, che è il suo, diciamo, exchange. Honey, ok. Che è il suo... andiamo sul Honey. sul miele. Ci arrivavamo prima o poi. Quindi lì è possibile cambiare una moneta con l'altra a costo infinitesimale molto velocemente. È una rete con un livello di sicurezza inferiore, molto inferiore rispetto alla mainnet di Ethereum, nel senso che i nodi che gestiscono la rete sono molto meno rispetto a quelli di Ethereum e l'algoritmo di sicurezza anche forse non è così blindato. Ethereum è un proof of work come tipo di algoritmo, mentre su XDAI siamo in, come che si chiama? Non mi viene. Il proof of proof work. Of concept, proof of concept, proof of work. E... Ce ne sono del POC. ci verrà. Quindi, chiediamo a Luca ogni... Dicevo, questi XTRIP li posso convertire in TRIPS. Esatto. C'è un programmino che si chiama OmniBridge che ti consente di cambiare ogni tipo di moneta, cioè un gran numero di monete presenti su mainnet nell'equivalente moneta presente su XDAI. E viceversa, ovviamente, sì. Interessante. Però XDAI... Stiamo creando la pool, cioè la pool di liquidità, stiamo creando, diciamo, la nostra presenza nell'exchange su HoneySwap, su rete XDAI, per poter cambiare i TRIPS e anche inviare i TRIPS a un costo inferiore a quello che è la rete principale di Ethereum. Per questo motivo stasera incentiviamo chi vorrà ricevere, chi è disponibile a ricevere XTRIPS invece di TRIPS. Con il 50% di regalo. Di extra, di bonus. Di extra, di bonus in più. Interessante.
Scusate, cosa fai? Proverai a chiedere X-Trips? Eh? Con chi stai parlando, Francesco? Ti ho sovrapposto, scusa. Lo proverai a chiedere X-Trips. Non gli chiederò gli X-Dai perché sono indietro, devo arrivarci a capire, lo so. Vabbè, dai, la prossima volta. C'è una certa età, io ci tengo ad avere una certa età, devo andare piano, piace così. Non nel prossimo venerdì, ma quello dopo facciamo una simulazione di invio di X-Trips, sì. Va bene? E trasformazione in trips, va bene? Ci proviamo? Sì, fattibile. E mi piacerebbe anche fare un invio, tic-tic, da me a te, per vedere in diretta la velocità di transazione. E mi mandi Bitcoin, ci sto. Sì, Bitcoin, sono prontissima. A ricevere Bitcoin, no. Sì. Ci mette 10 minuti Bitcoin, un quarto d'ora. Hai ragione, ci va via tutto. Anche lì dipende da quanto paghi, però. Sì, io ne ho molto paghi. Sì. Domanda. Tu hai parlato di blockchain parallela, che ha meno criteri di sicurezza di quella che può essere Ethereum, quella blockchain di Ethereum, e che però appunto garantisce dei gas di trasferimento, quindi costi di trasferimento decisamente inferiori. Ma non è la Lightning Network questa, perché c'è un altro metodo di pagamento o di trasmissione, un altro protocollo di trasmissione, un'altra autostrada. Livello 2. La Lightning Network. Quello è un livello 2, vuol dire un livello superiore. Sì, è un livello superiore. Lightning Network è una rete, diciamo un secondo livello, è una applicazione sulla rete. Che lavora per Bitcoin, non per Ethereum. Ah, okay. Non l'ho ancora installato. Ci sono molte applicazioni da installare per cellulare. Credo che tu impegni dei Bitcoin, però ancora non l'ho verificato bene come funziona. Credo che impegni dei Bitcoin e poi puoi fare transazioni a costo, diciamo, li metti impegno a garanzia della tua correttezza di transazione. E dopodiché puoi fare le transazioni in piccole quantità di Bitcoin in tempo molto rapido e a costi molto ridotti. Ok, va bene. Quindi Lightning Network serve per fare piccole transazioni veloci, cioè acquistare il caffè con frazioni di Bitcoin. Va bene, per adesso mi sembra un concetto. Mentre questa qua è proprio una rete che ha tutte le caratteristiche della rete di Ethereum, per cui lo standard è sempre ERC20, però ha alcune caratteristiche sono state modificate. Viene ottimizzato. Vabbè, adesso poi tra l'altro con Ethereum, la prossima versione di Ethereum, avremo tutte queste reti parallele tra di loro, una super rete centrale. Io me la immagino come se fossero il sistema solare con tutte queste cose concentriche, però insomma comunque ci sarà una super rete e altre reti di livello 2, diciamo, di livello secondario, che probabilmente utilizzeranno dei servizi comuni della rete principale. Questo è quanto io ho capito. Ho io una domanda per te. Cosa ti ha avvicinato a Bitcoin? E poi una mega domandona. A cosa serve Bitcoin secondo te? Ma prima, cosa ti ha avvicinato? Non lo so, credo la filosofia in generale, non era Bitcoin o Ethereum, era proprio il concetto senza banche, senza della decentralizzazione, nel senso non parlerei di democrazia, non mi interessa questo tipo di termine, cioè, voglio dire, lo lascio in un altro ambito, ma... proprio il non avere un interlocutore. L'altro giorno Nexi mi ha bloccato una carta perché credeva che io stessi pagando
chissà che cosa, fosse uno scam senza avvertirmi, cioè queste cose non le sopporto neanche più perché compro in dollari, quindi cioè mi auguro e mi aspetto che questo cambi assolutamente. Per me è un concetto di risparmio in Bitcoin, non ho, cioè, mi piacerebbe, ho provato a lavorare facendomi pagare in criptovalute, non certo in Bitcoin, ma insomma comunque facendomi pagare in criptovalute perché è il valore attuale e quindi adesso posso raccogliere e investire con questo valore, quindi oggettivamente comprare con euro dei Bitcoin è un po' una forzatura, viceversa se io potessi fornire dei servizi di consulenza, giusto per dire, ed essere pagata in cripto, a quel punto partirei da un valore attuale, questo sì. Però, vabbè, sono un po' anche perché non devo fare nessuna carriera, un po', cioè, voglio dire, è proprio veramente è un concetto per me di risparmio e di desideri di autonomia da vincoli di Stato, di banche, di regole, eccetera. Di regole. Abbiamo perso Francesco? Sì, oggi Francesco ha la linea che va e che viene. Quindi... E poi dietro al concetto appunto dei ledger distribuiti, quindi di questi c'è dietro tutta una filosofia di vita e un'apertura e una prospettiva che auguro alle generazioni future, che spero di godermi parte del... Secondo me sì, perché poi la tecnologia va alla velocità della luce, stiamo tutti giocando con TRIPS, è un'ottima occasione non solo per riuscire ad avere a sganciarci dalle OTA e avere autonomia nella gestione delle nostre attività di ospitalità, ma è anche un'ottima occasione per provare da pionieri questi software, questo scambio di token, questi giochi su come organizzare una comunità o un'organizzazione che sia distribuita e organizzata in maniera assolutamente diversa, che non è più il piramidale. Poi noi abbiamo un unico capo, però è uno scherzo che ci segniamo, cioè per quale ci chiamo. Però è veramente un'occasione per provare, per esserci dentro, per comprendere dei linguaggi e per non essere completamente tagliati fuori. Cioè il mondo della finanza è un mondo per pochi. Anche la ricchezza è per pochi, va bene. Però io voglio comprendere, voglio capire. No? Cioè essere un asino da corsa, no. Concordo pienamente. Cosa facciamo? No, abbiamo ancora qualche minuto. Siamo però verso l'ora. Adesso dovevamo provare a starci un po' meno. Francesco lo lasciamo senza rete. Com'è? Non c'è la fibra dove abita lui? Ma non so, a Firenze non si sa come vanno le cose. E poi un altro aspetto interessantissimo è questa dell'identità digitale, che poi è collegata alle se io parlo della mia attività, è collegata alla reputazione che io ho della mia attività, ed è interessante anche perché l'identità di chi firma è fondamentale nel momento in cui si notarizza sulla blockchain, l'identità di chi ha un o segue, non lo so io, le procedure di pulizia di un ambiente è fondamentale, cioè è un concetto che viene analizzato e verrà messo. Ti dico cioè, di più. Ci sono delle prospettive interessanti su questo ambito. Molto interessanti. Ti dico di più. Anche l'identità di chi firma una recensione.
Sì, finalmente. Nel momento in cui c'è una univocità legata alla persona, cioè io sono solo io e non posso duplicarmi, triplicarmi, fare 10 account finti, per dire, le mie recensioni, cioè quelle che firmo io univocamente, sono più importanti rispetto che se facessi 10 account finti. Ma l'altra cosa è che a quel punto ci sto anche più attento a quello che scrivo. Cioè, se vado in un posto, soggiorno in un posto, e gli faccio una recensione cattiva perché non mi ha fatto lo sconto di 5 euro che gli avevo chiesto, faccio dico un'ipotesi qualunque, dopo questa recensione me la porto dietro io, perché è legata alla mia identità. E la recensione avrà un peso in futuro, con lo sviluppo di questi programmi e delle varie blockchain, avrà un peso in base al tipo di identità, cioè di come io sviluppo la mia identità su internet. Se io sono una persona affidabile, che ha contatti affidabili, che ha fatto recensioni che sono state valutate come affidabili, allora la mia recensione avrà un peso maggiore. Se io sono uno che ha appena creato un account, giusto per fargli la recensione cattiva a un host, quella recensione avrà un valore minore. Questo è il lato del viaggiatore. Questo è il lato del viaggiatore, per esempio, host e guest, certo. Ok, viceversa, io come host ho avuto modo di ringraziare chi era stato ospite nelle mie case perché, non lo so, si era comportato particolarmente bene, perché esatto, mi ha lasciato la casa in un ottimo stato, perché, non lo so, ha rispettato la privacy di questo luogo senza essere particolarmente presente, insistente, eccetera, eccetera. Quindi, viceversa, come host potrebbe essere utile agganciare il mio commento positivo o negativo, perché poi è anche giusto così, per gli ospiti. Quindi tu come ospite hai la responsabilità delle tue recensioni, hai un'identità che è legata a quelle recensioni che tu fai, ma anche a quelle che ricevi. E viceversa, cioè dovrebbe essere veramente una cosa paritetica. Poi le recensioni, stiamo lavorando per ottenere le recensioni noi e tenercele noi, sia tu come ospite, sia io come host in questo caso. Perché te le fanno sparire dopo 2 anni? Esatto, questo è un altro punto molto importante legato all'identità digitale. Cioè, noi adesso abbiamo varie identità. Quando ti iscrivi su Facebook hai la tua identità dentro Facebook. Quando ti iscrivi su Airbnb hai la tua identità dentro Airbnb, eccetera, eccetera. E a queste identità, alle valutazioni che hai, a tutte le scelte che fai, eccetera, ci lavori degli anni. Cioè, costruisci la tua identità dentro queste piattaforme. Però, se a un certo punto la politica di quella piattaforma non ti va più bene, quell'identità lì la perdi. La perdi e tutto quello che ci hai fatto la perdi, tutte le tue recensioni, tutti i tuoi appunti, tutte le foto che hai archiviato, eccetera, le perdi. Invece con la blockchain, con il Web3, non ti va bene la mia piattaforma? Il codice è aperto, prendi tutta la tua identità e la trasferisci sulla piattaforma che più ti piace. Questo è fondamentale, questo è il passaggio proprio da Web2, quello a cui siamo abituati adesso, dei monopoli, delle grandi società e della centralizzazione, al Web3, dove c'è garanzia sull'informazione, sull'identità e possibilità di scelta aperta e diciamo, giocano tutti alla pari. Sì, hai fatto un ottimo esempio, perché non è semplicemente l'identità del viaggiatore, l'identità dell'host, la reputazione
rispetto ai viaggi e all'ospitalità. Ma appunto sono le foto, le mie foto su, non lo so, io iTunes non sono le foto, su iCloud, su Apple, eccetera. Nel momento in cui non ho più l'utenza Apple, le foto intanto sono loro, cioè sono proprietà altrui, perché io utilizzo degli strumenti, delle piattaforme, del software, però hai visto, utilizzo, cioè non c'è nulla di mio, cioè è tutto lì, è vero. Ma sai che ci stavo pensando adesso, mentre parlavi? Cioè, le foto e tutte le informazioni sono proprietà loro, così come, dal punto di vista della coin, della moneta, quando tu depositi i soldi in banca, tu lo sai, i soldi sono la banca. Tu hai un foglio su cui c'è scritto che la banca ti deve quella tal quantità, ma i soldi, potete verificarlo sul codice civile, c'è scritto un codice civile, quando tu depositi i soldi in banca, i soldi sono della banca. Tant'è vero che quando c'è stato il bail-in hanno detto banche, potete utilizzare i vostri soldi depositati dai correntisti. Esatto. È lo stesso concetto con il Web3 delle blockchain. Tu hai le tue chiavi e i soldi sono tuoi, solo tuoi, non c'è intermediario, almeno che non li vuoi depositare da un intermediario. Abbiamo passato l'ora. Altro che. Abbiamo passato l'ora, io non ho visto nessuno perché YouTube oggi non è andato, non ho visto le... È terribile parlare senza... cioè ci parliamo tra di noi ma non sappiamo i commenti, non lo so, io non li ho visti. No, io monitoro su Facebook e poi comunque lo registreremo, lo manderemo su YouTube se ci riusciamo, se siamo fortunati. Va bene, io direi che ci vediamo venerdì prossimo con ospiti Luca De Giglio e Valerio Plessi a tema la Bull Run 2017. Riusciremo a sapere quanti cripto, quanti coin hanno. Centinaia che non valgono più nulla. Va bene. Grazie Giovanni, grazie a tutti. Ciao Renata, ciao a tutti.